Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati sul mio canale. Oggi siamo su Motorsport Manager. Allora, l'ultima volta siamo arrivati che dovevamo fare il Gran Premio di Russia, GP in Barnaro. Allora, abbiamo previsioni, meteo come vedete nuvoloso e nuvoloso, anche per la gara. Buono. Allora, come la monoposto siamo in questo stato. Abbiamo ottimo per i freni. Leggenda per il motore, ottimo e ottimo. Ok. Buono. Quanto generale qua, va benissimo. Qua abbiamo un prospettivo di tutti i nostri piloti, ingegneri e meccanici. Allora, sicuramente andremo a cambiare Andrea Gomez. Quello è sicurissimo. Ingegneri li abbiamo già cambiati l'altro. Gameplay, come ho fatto tutto, qua stiamo cercando, come vedete, fra 7 giorni abbiamo l'ARA, dopo avremo la Jones, beh, quel che è, e via via vedremo gli altri come sono. Comunque sta qua 0604, tra l'1 e l'8. Tra il 15 e 20, 6, 9. Questo dovrebbe essere buono, tranne che fare frenate e abilità curva, però come vedete ha 18 anni, perciò secondo me può anche migliorare tutte queste statistiche. Vabbè, comunque andiamo a fare la nostra bellissima. Perché sei arrabbiato tu? Sì, perché te, ovviamente, ma fa niente. Tanto, come ho già detto, lui andrà via. Tutti gli altri, come vedete, sono il 45-40% che non mi fido sicuramente ad affidare da nessuna delle due. Perciò rimane con quei che abbiamo. Andiamo subito alle gare. Allora, le prove libere sicuramente le faccio per conto mio. E noi ci rivedremo sicuramente alla gara. Su GP3 si può dire, non ci sono le qualifiche, perciò sta piovendo. Boh. Vabbè, ragazzotti, noi ci vediamo dopo, appena che ho finito le qualifiche. A dopo. Eccoci qua, ragazzi. Allora, dopo le prove libere, ovviamente non c'entra niente. Allora, siamo all'intermedia. Vabbè, tanto sarà tutto soglia. Sì, infatti, bravo. Allora, come configurazione abbiamo questo qua. Abbiamo il 96%. Siamo ottimo, ottimo, eccellente. Va benissimo. Va benissimo questo, dai. Carburante, ok. Tanto bisogna fare 94. Fatti il meglio. Anche se non ha riscontri. Ah no, c'ha riscontri. 1,15. 300 e 314, buono. Ok, questo va benissimo così e quello così. Allora, qua mettiamo, allora, come gomme va bene, questo mettiamo carburante così. Ok. Siamo 18esimi, 18esimi, 11esimi, come vedete. Essendo la prima gara. No, per due. Come vedete, la prima novità di questo gioco, dopo l'aggiornamento che hanno fatto, è che non abbiamo più la tendina qua con i tre piloti che sono davanti e dietro, ma abbiamo messo il 13esimo e l'11esimo e la nostra macchina. E dopo l'altra novità è questo qua, che è per 2, per 4 e per 12, la velocità. Ok, intanto siamo 14esimo e qui 17esimo quell'altro, con Gomez. Ok, possiamo dare il massimo, dai, basta. Se no spendiamo troppo quelle gomme. Come componenti siamo a posto, 86%, come affidabilità non è per niente male.
Infatti, se mettiamo solamente a velocità normale, è già accettabile a velocità normale, ma per 2, tanto. È un pochettino più veloce. Questo qua è il campionato piloti in tempo reale, che sappiamo tempo reale chi è primo e chi è secondo. Qua c'è classifica dei costruttori in tempo reale. E qua c'è mini cronologia gomme. Dicono che in teoria dovrebbe essere 3, 2, non so cosa sarebbe. Vai, comunque. Allora, con la prima sicuramente bisogna andare con la Anthony, perché ha il 48% rispetto al 53% del consumo delle gomme. Siamo dodicesimo e 3 e 17esimo ancora quell'altro. Allora, con il consumo gomme andiamo così da tanto. Ok. Come vedete gli altri sono tutti, anche col carburante, sono il minimo. Allora, 3 giri possiamo fare ancora, perciò possiamo andare avanti tranquillamente. Come affidabilità siamo a posto. Non c'è nessun problema per questo punto di vista. Allora, non riesco a sorpassare, vabbè, dai, facciamo al massimo. Te vabbè, tanto tra poco, anzi, questo pit stop andremo con lei. Allora, con le gomme 7-9 giri, bisogna fare ancora 13 giri, perciò possiamo andare avanti con quello. Carburante, ripigniamo al massimo. Qua non ci occorre niente. Allora, vediamo un pochettino. Con veloce, cioè il rischio è 25%. Come detto, possibilità di errore di ogni meccanico. Adesso abbiamo un rischio basso, però abbiamo 2,5% che è il massimo. Questo qua sicuro è 0,5, bla bla bla, c'è il rischio 3%, però abbiamo 14 secondi, questo è invariato, abbiamo 0 secondi del start del setup, noi andremo col bilanciato che è meglio, 12 secondi però fa niente, ok, con lui mettiamo tutto. Ciao, normale qua. No, il prossimo deve anche lui. Facciamo il stesso lavoro. Oltre 10 giri ci mancano 12, perciò va bene così. 7 giri. Ok, qua siamo a posto con il setup. E lui facciamo sempre bilanciato. Ok, vediamo la nostra Anthony che entra, che non c'è nessun errore per il momento, neanche nel carburante, no. È un buono, siamo velocità e pit stop il quinto posto, 0 errori con 12 secondi e siamo rientrati 14esimi, buono. Allora adesso andremo un pochettino al massimo e alto col carburante. Con lui siamo il secondo, però vabbè. Ok. E siamo tutto a posto con lui. Possiamo anche lui andare al massimo e siamo decimo qua. Dobbiamo aver recuperato 2 posti rispetto a prima. Però se andrebbe un pochettino più veloce non sarebbe male. Andiamo all'attacco con le gomme. Ricordo che siamo sempre nella prima gara, perciò la monoposto fa leggermente schifo il motore. Credo stiamo aggiornando un motore forte e tutti gli altri sono nell'ottimo. Tutti gli altri, almeno per un corridore, per un pilota. Per il secondo dovremmo farlo prossimo step. Vabbè, facciamo così che andiamo. Andiamo un po' a risparmio con con le gomme. Neanche con lui, dai. Facciamo il neutrale. Così risparmiamo un po' con le gomme. Se no ci tocca fare il secondo pit stop. Che anche ci toccherà sicuramente, perché manca 3 giri e ci manca 11, voglia 7 giri.
Facciamo ancora 7 giri rispetto a 3,57 che abbiamo con il carburante, che non ci basta. Abbiamo la forma, qua vedete che abbiamo indicato anche la forma attuale del proprio pilota. Lui è 6,1 e 7,2. La nostra Anthony, come va con lui? Ah, è il decimo, siamo più o meno là. Mi sa tanto che quelle non hanno più stop, 2,11. Ci mettiamo questo qua, tanto 9 e 11 giri. 7, 6, 6, va benissimo così. Qua siamo a 42%, questo me lo faccio. E già che fare un componente, mettiamo veloce. 20 secondi, va benissimo. Ecco che rientriamo. Ok, che resto è tutto a posto. Vediamo col. Ah, un errore per il rifornimento, male. Ok. Adesso siamo 16 a posto, abbiamo fatto un errore, 21 secondi e. Chi ha permesso a John di avvicinarmi? Ho visto, vabbè, fa niente. Allora andiamo al massimo neutrale, perché bisogna andare con queste gomme. Con lui facciamo il pit, che sarà il prossimo. Allora 10-12 giri, 8-10, andiamo di nuovo con il super morbide, dai, con lui 4 giri, perciò ci possiamo fare anche 5-5,83, sì, 4 giri dopo la sosta. Allora 40 è il massimo, andiamo con il motore, dai. Pariamolo, 22 secondi. Ok. Poi 277,2 rispetto ai 4 giri che mancano. Qui non sta Anthony. Lui è terzo, però deve, come ho detto, andare ai box. Eccolo qua. Vedete, sta scendendo. Dai, su Anthony, su. Siamo ottavi. Polca. Polca. Rifornimento. Ah, peccato. Dodicesimi. Uno si è ritirato, perciò siamo settimi. Ok, settimi. 4 etto, ci manca 2 giri. Mettiamo al massimo anche. Mettiamo alto, al massimo sì, anche le gomme. Anche a te possiamo dare tutto al massimo. E siamo a posto. Sedicesimo, facciamo la portata in mano. Ah, l'alettone e il motore stanno al 47 e 36%. Vabbè. Tanto non c'è problema. Tanto ragazzi, ce la dovremmo fare. Perché manca un giro, più o meno. Con le condizioni, motore e trasmissione. L'alettone dietro e la trasmissione. Il motore e l'alettone posteriore. Siamo a 35-41%. Dai, non è male. Penso è l'ultimo giro. Facciamo lì. Anche con te, vediamo. Dai, su, bravo, settimo, sesto. Almeno sesti siamo. Sesti mi siamo. Se, ah, sesti siamo arrivati. Con Gomez undicesimi. Buono. Dai. Non è andato un granché. Bene. Con Gomez, tanto l'ho. Come ho detto, l'ho.
Manderò via. Primo, come prima gara, già. Ora siamo là. Allora, qua c'è ogni fine gara c'è sempre il controllo del GMA. Siamo a 15 e 15 punti. E l'altro 10, dai. Non male, siamo a meno 5 dal primo e meno 10. Classifica campionati costruttori, siamo a meno 12, pari punto con la Fibred MRT. Garuda Racing, Eastwood Motorsport. Bravo. Ok, qua c'è i vari messaggi dei social, qua c'è i media. Già si ok, solita roba. Tanto il caricamento butterò via. Ed eccoci qua per il riepilogo della scuderia. Allora, il morale 57-73%. Nessuno dei due piloti non aumenta perché, vedete, hanno già le due stelle, due e mezzo, due stelle e un tocchettino. Come commerciabilità siamo al 24%, soddisfazione siamo al 100%. Qua c'è il risultato della gara. Decimo posto in teoria, risultato previsto, però risultato raggiunto quarto. Ok. Qua c'è il riepilogo di tutte e tre Formula 1, F2 ed F3. Allora, come scuderia siamo al quarto posto. Ok. Qua vediamo i meccanici. Allora, di assumati meccanici. Allora, questo anche se è buono, però c'è l'uno su nel primo che anche potrei mettere solamente pit stop e o in rifornimento o in riparazioni e non sarebbe male. Allora, questo qua lo assumo allora. Dopo vediamo. Questo è 0,4, però come vedete possibilità di errore 0,4 che è ancora buono. Quando comincia a essere 1 punto eccetera è più cavoli, questo rifiuta, rifiutiamo questo. E questo lo assumiamo, 0% anche. Allora, direi di mettere, scambiare lui al posto di questo qua. Scambierei lui al posto di lei, o lui, dipende. Poi scambierei 6-12, 6-12, siamo 15 e 11. Ok, questo 6-12 possiamo anche lasciarlo stare. Allora, l'errore, questo qua ha fatto un errore alto, perciò lo licenziamo subito. E questo, no, lui no, lui è ancora basso, 1,3. 4,5, ciao. Sei licenziato, figlio mio. Ok. Perché 7,5? Oh, questo, mi spiace. Ok. Vabbè, allora, questi qua sono gli errori, come vedete, 0,0004. L'unico più grave è questo qua che è 0,4. Potrei mettere anche questo qua che è 0, però vabbè, fa niente. Ok, qua anche una cosa, qua possiamo anche opzioni e questione automatiche, possiamo anche delegare a uno dei due capi meccanici, che lo delegherò, tanto facciamo responsabile lui, che viene in automatizzato. Qua va bene, allora F1 cosa succede? Vabbè. Ok, Sport Network. Accettiamo, dai. Hai tentato una veloce sosta ai box a Gomez, ma si è rivelato un errore. Il tuo presidente ha criticato questa mossa, dicendo che l'automobilismo non è un gioco d'azzardo.
Allora, dovevo provarci, ma ha ragione. Oh, grazie Alex, ciao, addio. Ok. Allora, qua come monoposto siamo a posto. Allora, come tre sponsor. Abbiamo la Marlboro e la Sandow. 14 a posto, qua 1.500, poi per 10 gare c'è 74.000. Qua 150. Per 4 gare c'è 600.000. Costa 1 milione, poi 75. Per 10 gare che ci dà 750.000 ovviamente. Qua ci dà 1.750.000, perciò è meglio questo qua. E la Marlboro sia. Abbiamo, come vedete, la Marlboro abbiamo spiaccicata qua. Poi c'è la Brembo, c'è la Shell. La Epson. Qua cosa facciamo? Magneti Marelli. Secondo superiore, c'è 600 per tre gare. Vabbè, dai, accettiamo. Ci manca solamente slot 3. Di slot 6, scusate. Le posta 1. Abbiamo finito di riparare la monoposto. Ok. Allora. Buono, allora. Andiamo a vedere un pochetto qua. Vedete qua ci abbiamo la prima. Ok. Abbiamo altri due sponsor qua, buono. Abbiamo TGA Santander. Questo è 1.000 euro per su in anticipo, però 6 gare non c'è niente, questo 350.000. Aspettiamo per un poco che dopo. Allora, la piccola Laura, 4% che è al 97% di progressi. 97%. 80%, come vedete ancora una stella e un pochetto. Perciò questa andrà quasi a 5 stelle. 4 stelle e qualcosa. Qua 19%, 64%, 25%, 36%, 17%, l'1%, cioè questo qua opinioni, è già il massimo è 24%. Sorpasso più 2, questo è pilota pagante, perciò gli sponsor del pilota ti daranno 300.000 euro per ogni gara in cui sono coinvolti. 50% sul pilota partecipa solo alle prove libere. Ok, prodigio, potenziale più 50, aumento desideri più 100.000, che vuole 100.000 in più sta qua. Ciao Alex, ho finito. Vabbè, ok. Adesso andiamo a vedere fino alla prossima. Ok. C'abbiamo la ESMA 3, già 3, cioè già il massimo. Come potenziale non è male questa. Mani bucate che bisogna dargli 250.000 euro. Aumento desiderio, sì. E forma fisica meno 1. Come c'è abilità 25% e l'altra è l'11% di come c'è abilità. Vabbè. La monoposto, come ho detto, sta andando bene, penso sì, dai. 81%, 53%, 61%, 53% siamo là. Ok. Andiamo a vedere, allora. Per progettare questo qua abbiamo ovviamente bloccato i due affari. Allora, passiamo a fare questo. Volendo questo. Sono tutti questi qua, andiamo a 116. E ci manca 6 giorni però per metterlo. Ok. Qua c'è 81%, 53%, 57%, vabbè. Ok. Ci manca 5, 8 e 12 giorni. Che ci dicono? Ho finito il mio... Ok.
Questa qua invece ci abbiamo 7%, 17% fornate, 16 l'1, 18 l'11, il 14, l'1% è però, non mi piace. No, questa qua proprio no. Per commerciabilità meno 15%, cioè, e ha 28 anni, perciò niente. Qua c'è la Formula 1 che è a Yokohama, in Giappone. Ok, qua abbiamo l'ottimo dell'affare che pari merito questo qua. 68, proprio così. Ok, qua vediamo 84, 62, 62, 65. Ok. Allora, vediamo quest'altro pilota. Oh, questo è già buono, però non è interessato. Ok. Peccato perché non sarebbe stato malvagio questo. Il prossimo che... Ah, lì sarebbe interessata. E ha 18 anni. Andiamo a vedere. Ok, allora. Lei, anche lei è buona, però ha già 3 stelle. Non migliorerà chissà che. 30% rispetto a quell'altra che ha. Ma io farei tutte e due, così almeno. Ok. Secondo pilota facciamo. Facciamo 600, facciamo 544. Breve, facciamo metà. Allora, non gli interessa, li facciamo 3,67. Non importa, però facciamo così. Terzo superiore ha un bonus per le gare di 90.000 euro. Ok. E poi direi anche desta Laura. Anche se l'1% qua è frenata. 85% di abilità. In curva costanza 30. Ok, tutte d'asto sono 6%, 30%, 69. Appena sposata anche. Ok, questo è temporaneo, però c'ha 20 settimane. Vabbè, la no, contatterai. Allora, ti farei primo pilota. Direi 599, no, è abbastanza importante. 519, facciamo fino al 2017. 600 non te lo do, te lo do 480. Facciamo 90 anche a te per terzo posto superiore. Ok, e due piloti che vorrei ho messo a posto. Bravo. Qua c'è il riepilogo dei lavori disponibili, però non ci interessa. Qua siamo all'8 come gestione gare, finanze 8 e lealtà 7. Siamo molto sicuri, come ho detto, col lavoro, felicità al massimo, obiettivo raggiunto. Lavoro attualmente al sicuro. Presidente, soddisfatto del lavoro che stai facendo. Ok. Vabbè, ragazzotti, noi ci sentiamo un prossimo gameplay. E il prossimo sarà a GP de Monaco. Niente, ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.